Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come sempre siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parleremo sul completamento e sul come completare al meglio ovviamente i nuovi dungeon, o per meglio dire il nuovo dungeon, che comunque avrà due difficoltà: la difficoltà normale e la difficoltà difficile, come in qualsiasi Crisis Dungeon. In questo caso parliamo della Corel Prison, quindi la prigione di Corel, dato che il nuovo capitolo di gioco si basa e comunque si concentra su tutti gli eventi che ricoprono praticamente la fase del viaggio dei nostri dei nostri eroi, che lasciano Junon, arrivano dall'altra parte, diciamo, del mondo, fondamentalmente approdando inizialmente a Costa del Sol, procedendo verso il Monte Corel e ovviamente risolvere quello che è il problema principale di Barret. Ovviamente si passa anche per il Gold Saucer, quindi si incontra Kite Sith, si recluta il nuovo personaggio di Kite Sith e poi c'è anche la possibilità di poter affrontare la boss fight con Dain. Molto bello in realtà la realizzazione del capitolo, ma di questo ovviamente non ci interessa. Parliamo ovviamente dei due dungeon. Affronterò ovviamente entrambe le difficoltà al meglio delle mie possibilità, dandovi anche un suggerimento per un team in base anche al boss finale, ma soprattutto anche in base ovviamente ai nemici che incontreremo all'interno diciamo del dungeon, e quindi faremo un team proprio studiato appositamente. La difficoltà normal ovviamente è più semplice rispetto alla difficoltà hard. Normal con requisito di power 90.000-129.000, che comunque è, diciamo, buono, è uno standard anche abbastanza alto in realtà, però ovviamente arrivati a questo punto del gioco, dove i personaggi dovrebbero in un certo modo essere comunque abbastanza potenti, credo che sia la normale routine. E poi la difficoltà hard, mi stava salendo un attimo bel routine, ma ok. Difficoltà hard invece, dove abbiamo appunto dei requisiti di power 135.400-191.900, quindi diciamo già la difficoltà hard risulta essere bella pesante, quasi 200k come power richiesto massimo, che fino a qualche tempo fa venivano utilizzati con i dungeon very hard, quindi capiamo già come effettivamente il gioco stia effettuando comunque un incremento della difficoltà in modo anche abbastanza crescente, perché giustamente si ha la possibilità di affrontare nemici sempre più forti. Ma la novità più grossa è che praticamente i nostri avversari infliggeranno lo status Darkness. Infatti avremo la possibilità, tramite il capitolo, di ottenere la materia Heal Darkness, quindi la cura verso lo status alterato di Darkness, e forse finalmente stiamo iniziando ad accedere alle meccaniche di gioco che più mi piacciono, ovvero i buff, debuff, e cercare di costruire le strategie anche in base ovviamente ai propri mezzi, alle proprie armi, che possono appunto infliggere blind, possono infliggere magari mutismo, possono infliggere comunque tanti status che ci consentano di prendere vantaggio in battaglia. Altra cosa che è stata aggiunta all'interno del gioco sono i finisher, sono gli attacchi finali, dove praticamente il boss, ora non so se qua già saranno presenti, ma lo vedremo poi insieme, ma praticamente i boss da questo momento in poi, una volta sconfitti, quindi portati a 0 HP, effettueranno un attacco finale. Questo attacco finale bisogna fare attenzione, perché qualora vi riuscisse a buttare giù il party, si perde la quest. Quindi purtroppo abbiamo un altro muro che in un qualche modo dovremmo sopportare all'interno del gioco, che sono questi attacchi finali. È una meccanica che, sinceramente parlando, non mi piace. È veramente un'infamata pazzesca e non la trovo corretta. Non la trovo corretta. Ci sono ovviamente dei metodi per aggirare il sistema, ovvero eliminare il boss o durante lo status break, quindi quando si rompono i sigilli e quindi il nostro avversario non è possibilitato ad effettuare è impossibilitato ad effettuare qualsiasi azione, quindi non potrà effettuare l'attacco finale, oppure tramite altri status alterati, che però nella maggior parte dei casi ancora presentano immunità.
quindi diciamo la situazione resta un po' particolare. Per quanto riguarda la difficoltà normal, cominciamo col dire che ovviamente il boss è debole al ghiaccio, quindi già quando noi leggiamo debolezza al ghiaccio, o almeno quando io personalmente leggo debolezza al ghiaccio, praticamente già sto viaggiando su un'atmosfera completamente diversa. O Sephiroth, o Cloud, o anche Lucia stessa, cioè ho tantissimi personaggi che mi consentono di poter giocare team elementale di tipo ghiaccio e praticamente essere al 100% della mia forma. Resistenza su fuoco e terra, ovviamente la terra è l'elemento principale di questi nuovi boss, ovvero i Land Worm, e poi successivamente avremo l'altro verme, dove dovremmo fare attenzione allo status darkness, come vi ho detto poco fa, ma soprattutto dovremmo fare attenzione all'Earth Resistance Down, quindi anche loro infliggeranno un imperil in base ai loro attacchi, quindi potremmo rischiare di subire più danni del previsto. Detto ciò, costruisco il team e dopodiché parliamo effettivamente di questo dungeon e lo affrontiamo nel migliore dei modi possibili. Eccoci qua con il team. In realtà non ho voluto, diciamo, fare chissà quali cambiamenti, e quindi ho utilizzato, diciamo, la base del team con il quale ho sconfitto Bahamut insieme a Ifrit nelle varie difficoltà. Ho soltanto modificato un paio di robe perché ho voluto rendere il team un po' più aggressivo. Anzi, l'unica cosa che effettivamente devo mettere, ora che proprio sto guardando così a colpo d'occhio, è praticamente la nuova materia Healing Blindness. Eccola qua, cioè Healing Darkness fondamentalmente, che è questa, che è l'unica che comunque mi serve al 100%, e poi per il resto non c'è problema. Ho utilizzato comunque dei setup abbastanza easy. Vi ricordo anche che appunto nel pannello principale potremmo vedere anche già i potenziamenti di base che potremmo avere con i nostri personaggi. Infatti avremo Ice Potencies aumentato del 15%, Lightning Potencies aumentato del 15%. Quindi ho voluto rimettere Cloud nella sua forma originale, tra virgolette, come DPS tuono, Sephiroth invece come DPS ghiaccio, Eris, che comunque la utilizzo semplicemente come curatrice in toto, curatrice debuffer, ora che ho la Sun Umbrella diciamo di livello superiore, quindi posso dare subito i debuff che mi interessano, un power di 257.000 che non dovrebbe darmi nessun problema dal punto di vista diciamo dal punto di vista strategico. E di conseguenza ho messo poi ovviamente la summon di Shiva per Sephiroth, la limit per Cloud, in modo tale da poter sbloccare anche le nuove limit. Per quanto riguarda le stats in generale, abbiamo comunque delle ottime stats, anche ottima difesa fisica in generale, perché come sub-weapon notate che ho messo soltanto armi di difesa, non ho messo armi per incrementare boost elementale, boost magico eccetera eccetera, perché comunque sia, avendo già le armi comunque a un livello superiore, posso compensare. E questa è una cosa che comunque è molto valida, soprattutto quando si vanno ad affrontare degli stage come Bahamut X1, X2 o Bahamut e Ifrit in X1, X2 eccetera eccetera, quindi avere diciamo una pesantezza, no? Da quel punto di vista. Eris che comunque si concentra sulla cura, si concentra ovviamente sul anche il debuff in questo caso, perché abbiamo comunque un ottimo rapporto di attacco magico di 2400 e passa. Anche lei concentrata ovviamente sulla difesa fisica, sulla cura e su quello che deve fare. E poi Cloud che comunque possiede un grandissimo numero di HP, un'ottima potenza fisica. Anche a lui ho dato comunque delle materie di supporto, perché appunto ripeto non ho cambiato build, mi seccavo fondamentalmente. E poi come equipaggiamento anche lui difesa fisica, difesa magica, HP e poi potenza fisica e tuono, giusto per diciamo colorare un po' il tutto. Non credo di dover fare delle build estremamente rotte, estremamente forti, perché comunque sia siamo anche in difficoltà normal, quindi diciamo che possiamo tranquillamente gestire la situazione. Detto questo, direi che possiamo inoltrarci all'interno della battaglia e vedere quello che succederà. Allora, incominciamo subito con i nuovi forzieri che richiederanno le chiavi, quindi dovremo trovare in giro per il dungeon le chiavi. Iniziamo ad esplorare la zona, qui abbiamo preso una tenda,
primo incontro randomico. Ok, abbiamo fatto il primo incontro randomico, andiamo verso i primi boss. Io sono completamente blind, quindi giocheremo in questo caso in modo completamente anonimo, quindi blind. Ok, però qui non dovremmo avere grossi problemi. Ovviamente Cloud, che qui gestisce al meglio la sua potenza dal punto di vista tuono, perché comunque abbiamo la potenza. E poi vabbè, ovviamente Sephiroth, che nonostante tutto debolezze eccetera, fa comunque un sacco di danni avendo l'arma al 110, overboost 10, quindi direi che ci sta. Nel frattempo completiamo anche gli obiettivi per le nuove limit e la nuova campagna, quindi i primi nemici, che sono per l'appunto le macchine. Qui ovviamente mettiamo Ice e Lightning Potencies. In realtà preferisco avere l'elemento dalla mia parte. Qui abbiamo, ecco, vedete lì ci sarà la chiave, quindi supplemento. Ok, altri nemici casuali buttati giù. Vi posso dire che comunque ci sono tanti nemici elettrici in giro, quindi qualora vogliate puntare magari un po' di più su magie elettriche, equipaggiamento elettrico, credo che si possa fare, nel senso credo che sia abbastanza valida come idea. Qui avremo, esatto, l'Air Buster, immaginavo, perché dalla musica mi sembrava già pronto praticamente da questo punto di vista. Qui ovviamente completamente distrutti tutti. Qui ovviamente subiamo qualche danno. Ok, mettiamo il debuff. E dopodiché, boom, andiamo giù di limit, summon, tutto quello che è possibile e immaginabile. Anche se ovviamente lui è debole al tuono, però diciamo che faremo comunque dei bei danni nonostante tutto. Non riesco, credo, a shottarlo prima. No, non credo. Va bene. Il campo elettromagnetico è comunque facile da resistere. E qui, ovviamente, ce lo togliamo dai piedi con Cloud, che lo trafigge con una potenza allucinante. Abbiamo sbloccato un'altra limit, credo quella di Eris. Ce la conserviamo, ovviamente, che ho sentito il rumore in sottofondo. Quindi la maggior parte dei nemici che incontriamo come boss di mappa sono più deboli al tuono, in realtà. Physical Defense più 60% potrebbe essere utile contro il Vermone, che effettua comunque gli attacchi fisici. Effettivamente non ho messo niente. Ah no, per ridurre ce l'ho, per ridurre l'attacco fisico, perché sarà importante ridurre l'attacco fisico. Però non ho messo niente per incrementare le difese. Allora, abbiamo preso la chiave, quindi andiamo ad aprirci anche il forzieruccio, che ovviamente ci dà Blue Crystal, che fanno sempre comodo. Qui altri tre, cioè altra boss fight. Ok, ecco, lui è debole al ghiaccio, quindi qui adesso Sephiroth può... Che poi in realtà io potrei effettivamente gestire il tutto in maniera completamente diversa, andando a shottare direttamente... ovviamente l'auto battle giustamente si concentra anche con il focus sui minion, quando in realtà qua a me basterebbe concentrarmi sul nemico principale e perdere molto meno tempo in generale. Però siamo in difficoltà normal, quindi ce la stiamo giocando anche un po' easy, siamo molto più tranquilli. Io tra l'altro sto commentando proprio in diretta, proprio perché mi sento sicuro del party, mi sento sicuro del team, quindi non mi sento così in difficoltà e posso commentarlo. Ecco, anche qui Earth Resistance potrebbe essere utile come cosa, perché è vero che siamo a difficoltà normal, però non sottovalutiamo ovviamente i nostri avversari. Allora, qui non si potrà andare. Ok, quindi il boss si troverà praticamente qui sotto. E dobbiamo fare attenzione anche, esatto, dobbiamo fare attenzione anche perché questi potrebbero essere, diciamo, dungeon che verranno riutilizzati successivamente per i ranking dungeon. Quindi, ok, non ho bisogno di mettere nulla, oggetti non c'è completamente bisogno. Qui possiamo andare easy proprio. Qui ora ovviamente curiamo il blindness. Sephiroth, che giustamente fa attacchi magici, in realtà può attaccare lo stesso, e questa è una cosa molto buona in realtà, no? Ecco, abbiamo messo la resistenza, cioè abbiamo messo l'attacco down, perché
Ecco, per questo, che giustamente fa comunque dei bei danni. Qui possiamo mettere tutte le limit senza nessun problema. Ovviamente ricordiamoci che essendo difficoltà normal siamo letteralmente a cavallo per quanto riguarda, diciamo, il combattere il nemico, quindi ce la stiamo prendendo molto molto easy. Con Sephiroth possiamo andare proprio dritti dritti a fare danno, tanto è già morto. Ecco qua, perfetto. E siamo riusciti a buttarlo giù. La cosa che ovviamente ci interessa è ottenere lo score alto anche per sbloccare la nuova ricetta che ci permetterà di craftare le nuove materie, che in questo caso penso siano proprio il Lesuna Blind. Credo che sia proprio la cura per il blindness, ma lo vedremo insieme, ovviamente. Ecco qua, Landworm sconfitto. Quindi ovviamente score S+, ottimo, sconfitti tutti i nemici, va bene così, non mi interessa fare altro. Ecco qua, andiamoci a vedere le ricompense. Era qui la ricetta, eccola qua, esatto, Healing Yesuna Darkness. Quindi da questo momento in poi potremo craftare la nuova ricetta per curare lo status blind. Sarà interessante vedere come funzionerà il blind anche in altre sfide, proprio per vedere in generale come bisognerà adattarsi al blindness, un po' come il poison o come fatigue e tutti gli altri status, magari potendoli direttamente eliminare tramite uno dei bonus che si può prendere tramite tramite appunto i combattimenti. Vabbè, detto ciò, difficoltà normal abbastanza easy, spero che il video possa esservi stato utile. Ovviamente se ci sono dubbi o domande a riguardo scrivete pure nei commenti e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!